Rossa a Torre del Greco e le strade tornano deserte. Oggi è il secondo giorno di misure più restrittive su tutta la nostra regione. Il centro storico e la città del Corallo risulta profondamente segnato dalle chiusure. Le vie dello shopping appaiono abbandonate come in primavera. Fra le serrande abbassate, pochi sono i negozi aperti, prevalentemente alimentari. In alcuni casi i proprietari hanno svuotato anche le vetrine prima di chiudere i battenti. Secondo giorno di zona rossa qui a Torre del Greco. Siamo a Salvator Noto in tarda mattinata, un orario in cui questa strada è solitamente frequentata da cittadini che vengono qui per lo shopping. Oggi, questo tratto di strada, come tutto il centro di Torre del Greco, appare deserto. Sono aperte salumerie, sono aperti negozi di alimentari, ma per il resto tutta la strada è vuota. I bar illuminati, ma barricati con piante ed altri ostacoli per mantenere solo il servizio di asporto. Alcuni non resteranno aperti nemmeno così. Troppe spese per consegnare solo qualche caffè, ci hanno spiegato. La situazione è la stessa anche all'incrocio fra via Roma e via Vittorio Veneto, luogo principale della città, il centro vero e proprio, spesso teatro di assembramenti negli ultimi mesi. Ora, come potete vedere, è deserto anche qui. Le persone in strada sono poche e si affrettano per tornare a casa con le buste della spesa. Qualche volante percorre il centro, ma non si assiste per ora ai posti di blocco duri dei mesi scorsi. I torrisi sembrano quindi aver recepito le nuove chiusure con una rassegnata diligenza.